rassegna, ora procediamo alla benedizione della statua nuova di Fra Nicola che già abbiamo potuto ammirare e che esprime la presenza anche sensibile di questo fratello nato, vissuto nella nostra terra che si è santificato corrispondendo alla chiamata del Signore ed ora è proposto a tutti noi dall'autorità della Chiesa come modello e intercessore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, corona di tutti i santi, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Con il tuo Spirito. Carissimi, il rito di benedizione che stiamo per celebrare, esponendo la venerazione del popolo cristiano, una nuova immagine del beato Nicola da Gesù, rende anzitutto gloria a Dio, fonte di ogni santità, offrendo alla devota attenzione dei fedeli le immagini dei santi. La Chiesa vuole porre sotto i nostri occhi l'effigie di coloro che, guidati dallo Spirito Santo, hanno seguito Gesù in vita e morte, perché innalzando lo sguardo alla città futura possiamo scorgere la via per la quale i santi sono giunti alla perfetta unione con Cristo. Per la tua immensa misericordia hai mandato nel mondo il tuo Figlio, principio e compimento di santità. Ti benediciamo, Signore, perché hai voluto arricchire dei doni dello Spirito il beato Nicola da Gestoli, che è proposto alla comune venerazione attraverso questa immagine. Fa che, illuminati dal suo esempio, procediamo sulle orme del Signore fino a che si formi in noi l'uomo perfetto nella misura piena della statura di Cristo. Fa che teniamo fisso lo sguardo alla città futura dove tu, o Padre, ci accoglierai nella gloria del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Non temere, piccolo prete, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno. Vendete ciò che avete e datelo in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nei cieli, dove i ladri non arrivano e la tinuola non consuma. Perché dove è il vostro tesoro, là sarà